Allora, Sindaco, terremoto Calat, è successo di tutto e di più, risulta anche lei iscritto fra gli indagati, ma ci vuole spiegare un po' che cosa è successo? Una tempesta in un bicchiere d'acqua, appena la procura, a cui noi abbiamo già dato, come dire, la nostra disponibilità, oggi siamo stati riuniti fino alle 3 di pomeriggio a Gran Michele per trattare con tutti gli altri sindaci l'argomento, domani uscirà una nostra dichiarazione dove noi cerchiamo di riprendere i crismi di quello che abbiamo appreso dalla stampa. Certo, la cosa ci amareggia, abbiamo fiducia nella magistratura, appena saremo chiamati a spiegare i fatti contestati credo che non ci saranno problemi. Voglio specificare che molti dei fatti contestati sono già stati processati a Caltagirone e siamo stati assolti come Calat, siamo stati assolti perché il fatto non sussiste, quindi credo che tutto questo sarà al più presto chiarito. Sindaco, ultima cosa, Scodia è stato indicato come esempio di un comune dei più defraudati da questo fra virgolette raggiro, lei che cosa si sente dire in questo? Bisognerebbe soltanto ridere, non dire. Scordia è uno dei paesi che ha fatto un'operazione per quanto riguarda la questione della nettezza urbana fra le più ardite, riuscendo a, come dire, a invertire una rotta a 180 gradi. Il problema qual è? Il problema è che sono meccanismi così delicati che o ci si siede, vengono spiegati in maniera seria e pagata, oppure è difficile capire quello che è successo a Scordia. Sì, ma questi 300.000 euro in più di cui si parla sugli atti? Assolutamente non sono veritieri, perché praticamente noi paghiamo quello che paghiamo a consuntivo, cioè dire, a fronte di un piano nazionale che prevede tutta una moltitudine di servizi, possibilmente quei servizi che sono nel piano non vengono resi perché noi facciamo delle scelte durante l'anno, ma l'importante è che bisognerebbe accertare che al servizio non fatto corrisponda una fattura emessa, e questo non è mai accaduto perché noi abbiamo un servizio di controllo efficientissimo e i servizi sono tutti monitorati e tutti accompagnati da relativa fattura. Quindi lei mi sta dicendo che i 16 milioni di euro che Calat aspetta sono tutti certificati? Assolutamente, assolutamente, ci mancherebbero. Tra l'altro voglio dire che il 50% di questi 16 milioni sono di Caltagirone, quindi i nostri sono di gran lunga inferiori, quelli di Scordia in particolare sono 844, che non so a questo punto se arriveremo ad averli perché le vicissitudini si accavallano e ogni scusa è buona per non concederli. Grazie Sindaco. Grazie a lei.